a tutte ragazze. Allora, innanzitutto, ragazze e ragazzi, prima che arrivino gli insulti. Innanzitutto scusate il look sgargiante, ma stavo provando dei nuovi pigmenti che mi sono arrivati da Old Natural Face e mi piacciono molto, quindi niente. E vi farò la review più avanti. Prima di iniziare la review che devo farvi oggi, che voglio farvi oggi, vi voglio dire una novità. Un avvenimento dell'erbolario, domani verranno presentate le novità di Natale. Non so se in tutte i negozi erbolari o solo quello di Parma, sicuramente in quello. E dura tutto il giorno, mi hanno detto che faranno assaggiare delle tisane, sicuramente distribuiranno campioncini e soprattutto potrete toccare con mano e vedere le nuove collezioni natalizie. Io ci sarò verso sera presso l'erbolario di Parma, non ne sono sicura al 100%, nel senso che potrebbe avvenire dei fatti che fanno sì che io non ci possa andare, ma al 90% ci sarò verso sera, non vi so dire un orario esatto, però comunque verso sera dovrei esserci e quindi mi sembra una cosa carina, insomma, se c'è qualcuno di Parma e vogliamo incontrarci, ci sorseggiamo delle tisane gli erbolari. Potrebbe venire una cosa carina. Scusate, ma oggi sono un po' influenzata, sono un po' stordita, quindi così, insomma. Quindi domani tutto il giorno evento erbolario fantastico a Parma. L'erbolario di Parma è in via Garibaldi 57, per chi non lo sapesse. Che tra l'altro ieri sono andata all'erbolario, sono proprio entrata perché stavo accompagnando la mia amica Carla e stavo solo guardando un po' di cose in giro, mi ha fermato subito la commessa e mi ha dato un po' di campioncini, perché lo so che mi vogliono mandare in rovina, e mi hanno dato il campioncino della crema profumata alla vaniglia e allo zenzero, che come vedete ho già aperto usato, e mi ha fatto impazzire. Quindi non lo so, veramente, voglio rovinare. E poi vabbè, mi hanno dato anche la crema profumata alla vaniglia, che proverò. L'acqua di profumo alla vaniglia, perché io ho chiesto dei profumi dolci, quindi ho dato questi. Poi, visto che sono piena di impurità, ultimamente gli ho chiesto qualcosa per eliminare l'impurità, e quindi mi hanno dato la crema viso al biancospino, questa, e la maschera viso argile propoli, che proverò e vi farò sapere. Quindi, un po' influenzata, aiuto. Passiamo subito alla review di oggi, senza sprecare troppo tempo, e volevo parlare di un fondotinta che sicuramente nessuno di voi conoscerà, oppure non lo so, la maggior parte di voi sicuramente non conoscerà, perché nemmeno io lo conoscevo. Allora, tutto nasce dal fatto che io per la mia laurea volevo indossare un fondotinta liquido, perché come sapete, come vi ho detto appunto, un fondotinta minerale e foto non vanno per niente d'accordo. Però era un periodo in cui ero piena di impurità, insomma, io per la mia laurea mi sono truccata pochissimo, nel senso non ho fatto un trucco pesante negli occhi, però ci tenevo ad avere una buona base, che è la cosa più importante, insomma, avere un aspetto ottimale senza sembrare truccate, quello che si vorrebbe ottenere in occasioni così formali, importanti. Quindi niente, ho cominciato la mia ricerca di un fondotinta liquido che però insomma non avesse troppe schifezze dentro, che però si potesse adattare soprattutto perfettamente al mio colore, perché per me l'incubo dei fondotinta liquidi è che in qualche qual modo vedo sempre lo stacco e non mi piace sta cosa, veramente io ho l'incubo dello stacco di far vedere col fondotinta, proprio una cosa secondo me è la caduta di stile più grande che si può avere una pelle in cui si vede lo stacco tra viso e collo. Quindi ho cercato e mi sono imbattuta in un sito che vende appunto questi fondotinta modulabili. Io avevo quello della Revlon, che praticamente a seconda di come giri il tappo viene fuori una tonalità diversa, però non mi ero trovata particolarmente bene perché comunque anche quelli mi viravano sempre abbastanza l'arancione, eccetera eccetera. Questo qua ha lo stesso principio, ovvero girando il tappo si possono ottenere le varie tonalità, e soprattutto questo è senza conservanti, quindi senza parabeni, con vitamina B e acido ialuronico, quindi un fondotinta abbastanza naturale, più naturale rispetto agli altri, con meno schifezze rispetto agli altri.
Anche l'inci l'ho controllato piuttosto buono, a parte il fatto che ovviamente ci sono dei siliconi, perché se no non sarebbe un fondotinta, è molto difficile avere un fondotinta senza siliconi. E come vedete appunto c'è questa rotellina che voi girate l'applicatore e andate da il livello più chiaro al livello più scuro, dark. Allora, innanzitutto questo prodotto, a parte il fatto che è modulabile il colore, mi piace tantissimo sia l'odore, che è una cosa rara per il fondotinta, quindi mi piace il loro odore, sia la coprenza, ha una coprenza veramente incredibile. Non ho mai provato un fondotinta con una coprenza così coprente, come si dice. E tant'è che lo uso sia da correttore che da fondotinta, ovvero per metterlo su tutto il viso uso questo pennello dell'Elf, questo, ormai lo uso per qualsiasi cosa, ne devo comprare uno stock di questi pennelli, praticamente lo picchietto e poi giro, un po' come se fosse un Duo Fiber, quindi 188 della MAC, però con questo mi trovo assolutamente meglio. E poi laddove voglio usarlo come correttore uso questo pennello qui della Elf, sempre sul picchietto, e vado nelle zone in cui voglio ottenere una coprenza maggiore. Un solo prodotto, correttore e fondotinta, fantastica sta cosa, e copre veramente bene. Io stamattina mi sono svegliata con le occhiaie da pazza, qua sono tutto rosso e qui sono piena di brufoletti, piena, pienissima. E questo ho corretto tutto, fantastico, veramente sono super soddisfatta. E ho fatto dei piccoli swatch per farvi vedere come cambia. Vabbè, tutto pasticciato qua. Comunque, vedete? Ho fatto alcune tonalità, ho girato la rotellina, non ci sono tutte, comunque vedete, parte dal più chiaro. Oggi i colori fanno un po' schifo perché non c'è luce. E si va verso il più scuro, che è scurissimo, per le pelli, per le donne di colore, penso. L'unico difetto di questo prodotto è che se siete veramente bianche di pelle, probabilmente la prima, anche il primo livello, il più chiaro, sarà un po' troppo scuro per voi. Parte già da un livello che è abbastanza scuro. Io uso il terzo, questo è più chiaro, più vicino, questo è più chiaro, 2, 3, io uso questo livello, quindi per farvi un'idea. Mi rimarrà sicuramente d'avanzo un po' la parte più scura. E ci sono due versioni di questo fondotinta. C'è questa qui, che è la versione effetto seta, quindi un po' illuminante questo. E poi c'è questa versione, che è quella che sto usando io. Riesco a farlo uscire, aiuto, esci, aia, ok, che è la versione All Day. Questo è veramente fantastico, è quello che sto provando. Io l'altro non ho provato, però comunque penso che l'altro in testa sia lo stesso, sia la stessa. Questo qui All Day è veramente incredibile, veramente. Mi ci trovo benissimo, finalmente sono tornata a usare i miei fondotinta liquidi, perché d'inverno è un po' un macello usare il fondotinta minerale, soprattutto la sera, così la pelle mi diventa secca, vanno tutto in evidenza le rughette. E comunque un fondotinta liquido purtroppo è sempre più coprente di un fondotinta minerale. E che altro dirvi? Allora sì, questo lo potete comprare solo sul sito, che vi lascerò come fumetto nella sidebar, eccetera eccetera. E sempre in questo sito trovate altri prodotti della loro linea, che si chiama appunto Just Adjust, la cosmesi regolabile. E oltre ai fondotinta vendono anche i solari, che hanno lo stesso principio. Praticamente a seconda di come regolate la rotellina vi viene fuori un solare che è più o meno con un fattore di protezione più o meno alto, parte da SP6 a SPF 30. E questo è molto buono, nel senso che quando uno va al mare si deve comprare veramente 700.000 prodotti diversi, perché quando cominci ad andare al mare devi usare la protezione alta, poi calare fino ad avere una protezione bassa. In questo modo comprate un unico prodotto, cambiate l'SPF e con un unico prodotto ci fate tutta l'estate, perché comunque le confezioni sono molto grandi,
Questi fondotinta qua costano, sono un po' carucci, sono sui 20 euro, ma hanno veramente tantissimo prodotto all'interno. Tantissimo. Quanti ml sono? Niente, non trovo quanti ml sono, ma penso che siano 50 ml. Di solito i fondotinta sono 30 ml. E comunque hanno una resa incredibile, cioè ne basta veramente una puntina, ci fate tutto viso, collo, décolleté, gambe, veramente. Hanno una resa incredibile. Mi è stato stufato. Sì, insomma, è molto interessante anche il concetto del loro prodotto solare, nel senso che sono due creme diverse solari, una col fattore di protezione altissimo, una con fattore di protezione bassissimo, che mescolate insieme in varie proporzioni, in proporzioni diverse, danno vari fattori di protezione intermedi, ma che comunque pagate come un unico prodotto. E insomma, va bene anche per le famiglie, nel senso che c'è la moglie con una pelle chiara, il marito con la pelle scura, così non si devono comprare due creme solari diverse, ognuno lo usa regolato a modo suo e così cosa. Eccetera, eccetera. Quindi, niente, andate a dare un'occhiata al loro sito. È un sito abbastanza professionale, non è che c'ha vari fronzoli, cose varie, è molto professionale, però ottima qualità veramente. Sono stata veramente contenta di essermi imbattuta su questo sito e aver avuto occasione di provare questi prodotti che in negozio non si trovano. Il fondotinta, non so se l'ho detto, ce l'ho su in questo momento, quindi come vedete è un effetto molto naturale, si adatta molto bene al mio colore di pelle, quindi sono contentissima. Niente, quindi questa è la mia review, spero che vi sia stata utile, vi lascio un bacione, ci vediamo alla prossima.